Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video in collaborazione con i piccoli canali Power che saluto. Saluto Giulia, Valentina, Gian Giuseppe e Rossella. Credo siamo tutti. Sì. Questo è il video degli acquisti naturali del periodo e non del mese, di un mese in particolare, perché sto cercando il più possibile di acquistare solo quello che mi serve e quindi per gli acquisti beauty si sono ridotti tantissimo. Vi faccio vedere che cosa ho comprato. Calcolate che questi sono gli acquisti di circa 3 mesi più o meno. Ho preso due cose che in realtà non mi servivano, ma per quanto io riesca a essere molto brava con tutto, per queste due cose non sono per niente brava. E cioè, il nuovo balsamo labbra con olivello spinoso di Alverde. Io ho un debole per i burro labbra e quindi ho dovuto prenderlo. Altra fissazione sono queste mini cremine di Balea, piccoline, sono senza microplastica e vegane, sono creme, questa in particolare è all'anguria ed è indicata per viso, labbra e corpo. Io lo utilizzo solamente per il corpo. E quindi niente, ho voluto prendere questo. Poi, altro acquisto di Balea che in realtà non è naturale, però ve lo inserisco qui perché altrimenti non saprei dove metterlo, sono questi guantini con urea per le mani. Io ho le mani molto secche, in più mi mangio tutte le pellicine e quindi avevo bisogno di una maschera per le mani, anche se sto cercando di non acquistare più questo tipo di maschere monouso, ma queste per le mani sono le uniche che effettivamente funzionano per quanto riguarda il mio problema. Vediamo se queste in particolare di Balea sono valide oppure no. Poi ho acquistato, praticamente anche quasi finito, queste salviette del marchio Organic. Sono certificate ISHEA, sono vegan ok, sono 20 pezzi per pelli sensibili e mi stanno piacendo abbastanza, però calcolate che appunto ce l'ho da un paio di mesi, quindi non ne utilizzo tantissime. Altra cosa acquistato, in realtà ne ho acquistato due confezioni, sono queste Eco Garze ipoallergeniche sterili, sono in TNT di origine vegetale, delicate e protettive, a basso impatto ambientale. Astuccio in carto, sono certificati FSC per una gestione forestale responsabili, sterili a confezione integra. Queste le ho prese perché mia sorella ha una grossa bruciatura alla gamba e una volta a settimana la medicazione la fa in ospedale, gli altri giorni la facciamo noi a casa e abbiamo preso queste per provarle, ma non le prenderemo più, non ci sono piaciute. Questa è finita, ho tenuto la scatola per farvela vedere. Poi, unica cosa di cibo sono la polpa di pomodoro Viviverde Coop da agricoltura biologica italiana certificata. Io sono allergica ai pomodori o al nickel, non l'ho ancora capito, però se sono allergica al nickel mi dà noia solamente nei pomodori, mi si chiude la gola e soffoco. Con i pomodori, questi qua di Viviverde Coop, non mi succede niente, quindi è l'unico pomodoro che io mangio. Per quanto riguarda invece gli acquisti della casa, allora ho preso l'anticalcare che però è anche già finito, del marchio quello del Ticotac, che adesso non mi viene in mente, che mi è piaciuto, era già un riacquisto, ecco, mettiamo così. Altro riacquisto è Chantecler Vert Eco Detergente per la lavatrice, profumo di eucalipto, efficace a basse temperature, ecco, ricarica con il 68% di plastica in meno. Questo qua mi piace, sono un po' dei prodotti che alterno a seconda di dove faccio la spesa, comunque con questo mi trovo bene. Sempre per quanto riguarda il bucato, ma non solo, ho preso di Natura Amica il percarbonato di sodio. Questo io ce l'ho sempre in casa, lo utilizzo per sbiancare gli indumenti, sia quando per esempio si creano quegli aloni gialli intorno ai colletti o sotto le ascelle nelle maglie bianche, per smacchiare le tovaglie, praticamente lo uso per tutto ciò che si può smacchiare. Rende i capi bianchi nuovi, come nuovi, brillanti e non sciupa i tessuti. Lo metto con
acqua calda, li lascio in ammollo per una quarantina di minuti, dopodiché li lavo e sono perfetti. Lo utilizzo anche per disinfettare la lavatrice e la lavastoviglie ad alte temperature e mi trovo benissimo. Poi, una cosa che abbiamo preso ma non ci sta piacendo è sempre di Chantecler Bert, ecco detergente sgrassatore universale che non ci piace perché ha una profumazione fortissima di sintetico che prende la gola e non ci sta piacendo. Sgrassare sgrassa bene, però appunto ha questa profumazione che è veramente intossica. Un prodotto che invece abbiamo riacquistato più volte è della Winnis ed è il sapone per i piatti concentrato. Questo qua è come 2 litri di prodotto e ci troviamo bene, ci piace e lo riacquistiamo quando appunto ci capita e ci troviamo bene. Poi abbiamo preso questo di Biopura, è un multiuso senza allergeni. Qui è una formula ipoallergenica, ingredienti non testati su animali, comunque è un prodotto certificato. Abbiamo preso questo che è il multiuso e anche quello per il bagno. A me piacciono, mi ci trovo bene, a mia mamma invece gli danno fastidio per via del profumo. Io sinceramente non ho riscontrato questo fastidio, però appunto non credo lo riacquisteremo perché a lei dà fastidio. Ok, quindi il video degli acquisti naturali del mese, anzi del periodo, finisce qua. Io saluto tutti i miei amici del gruppo, ringrazio voi per aver visto il video. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!